Ciao Andrea. Ciao Paola. Ma oggi tocca a me o tocca a te? Tocca a me. Tra l'altro, guarda, non mi stacco neanche tanto da qui perché ti racconto una storia da macchinetta del caffè. Ah, il posto migliore dove si cambia la cultura. Ma veramente, dovremmo pensarci seriamente perché qui veramente si cambia la cultura. L'altro giorno sono venuto a bere un caffè in un orario in cui non vengo mai. Ero un po' stanco e ho detto, ma dai, fammi bere un caffè. Ho incontrato dei colleghi che di solito non incrocio mai, facevano veramente delle battute da caserma. Oddio, le battute da caserma, quante ne ho sentite e ancora non mi ci abituo, fin da quando ero la prima donna che lavorava come preposto in azienda. Guarda, poi se l'erano presa con un collega in particolare che sai che ha un orientamento sessuale diverso. E poi, diverso rispetto a chi... E poi che c'entra, diciamo, con quello che facciamo qui quotidianamente? In quel momento lì, guarda, prima mi sono messo in un angolo e ho pensato che se io veramente amassi un uomo, nonostante tutti gli sforzi che la nostra organizzazione fa, non mi sentirei a mio agio nel dirlo. Ho vissuto su di me tutto un disagio che forse voi avete, che a quel punto io mi sono reso conto, voi magari vivete da anni. Da anni noi donne accettiamo che vengano fatte battutine, usate delle parole per prenderci in giro e in un certo senso lo abbiamo accettato. Adesso non è più possibile accettare questo. Guarda, saranno tutte le volte che ne abbiamo parlato, tocca a me, tocca a te, mi sono sentito che toccava a me veramente, ho fatto due passi avanti e sono intervenuto. Hai fatto bene a intervenire. Come un flashback, mi sono rivisto un po' più giovane, devo dire, quando ero in reparto intervenivo sui comportamenti non sicuri, ma guarda, è la stessa cosa. Eh sì, è proprio vero. Siamo sicuramente diversi. E diversamente sicuri.